Salve a tutti, ed eccoci qua in questo nuovo video. Un video che voi vedrete il 10 di luglio, quindi sabato, mentre lo sto registrando un giorno prima, il 9, quindi appena arrivata questa notizia che avrete sicuramente già letto dal titolo, il Cagliari cambia il ruolo di secondo portiere, si trasferisce Guglielmo Vicario all'Empoli e proprio poco dopo il Cagliari ufficializza l'acquisto di Boris Radunovic, portiere dell'Atalanta. Arriva anche lui arriva a titolo definitivo, mentre Vicario si trasferisce in prestito con diritto di riscatto appunto all'Empoli. Cosa posso dire su questa operazione di mercato? Chiaramente il Cagliari ha deciso di fare una scelta, cioè quello di puntare su Alessio Cragno, portiere c'è poco da dire, secondo me il secondo miglior portiere della scorsa stagione, che per un motivo o per un altro non è stato convocato per l'Europeo, per motivi secondo me di solo esperienza a questo punto, perché ragazzi, Cragno secondo me è stato veramente fantastico. Sta il fatto che è stato deciso quindi di blindare Cragno, di non cederlo e di puntare e di magari far cassa con altri calciatori. Non ne parleremo chiaramente in questo video, ma sapete a chi mi riferisco. Quindi Vicario aveva già espresso infatti che con la permanenza di Cragno e con sicuramente il suo ruolo, che sarebbe stato quello di secondo portiere anche per la prossima stagione, sarebbe partito in prestito. E così è stato. Prima era stato trovato un accordo anche abbastanza, sembrava praticamente tutto fatto con il Genoa, e poi è spuntato l'Empoli. È spuntato l'Empoli che gli ha offerto un ruolo di protagonista da primo portiere. Col Genoa avrebbe comunque trovato la concorrenza di Mattia Perin, un portiere che tra l'altro non è ancora ufficiale al Genoa, se non mi ricordo male, ma chiaramente avrebbe trovato un portiere con cui diciamo alternarsi. Invece all'Empoli sicuramente troverà un ruolo di primo portiere, un ruolo che gli potrà dare sicuramente continuità, minutaggio e magari un futuro. Io sinceramente non sono molto contento di questa operazione. Vicario ha dimostrato di saperci stare in Serie A. Vicario ha dimostrato soprattutto di essere un grande portiere e di essere un sostituto di Cragno all'altezza. Quando Cragno è mancato per la positività al Covid, in quel periodo nero del Cagliari della scorsa stagione, chiaramente mi sto riferendo alle ultime giornate quando abbiamo fatto poi il cammino fantastico, Vicario è stato protagonista. Sì, nella sconfitta con l'Inter, ma poi anche nelle prime, se non sbaglio, tre vittorie del Cagliari: Parma, Roma e Udinese. Forse Udinese prima e poi Roma, dove mi è piaciuto veramente tanto, almeno a me. Poi, ma credo che sia comunque oggettivo che Vicario abbia fatto delle buonissime prestazioni. Nonostante tutto, è stato deciso quindi di cederlo in prestito, perché comunque non è stato ceduto a titolo definitivo, e meno male, però io personalmente avrei ceduto Cragno in caso, perché il Cagliari comunque deve cedere. Quest'anno purtroppo le casse del Cagliari sono abbastanza in rosso e quindi la situazione economica dice che il Cagliari deve vendere qualche pezzo grosso. Cragno era uno dei possibili partenti già dalla fine del mercato. Si era parlato comunque di diversi interessamenti dall'Italia e non, soprattutto anche dalla Francia, del Lille, del Marsiglia. Tra l'altro Marsiglia si sta proprio trattando tantissimo in questo periodo tra Strootman, Simeone, e va bene. Però ecco, io fossi stato il Cagliari, fossi stato Giulini, fossi stato Capozzucca, non avrei mai ceduto Vicario, avrei ceduto Cragno, perché Cragno sì, è brutto da dire, però è l'unico pezzo sacrificabile di questa squadra che vale tanto e che con cui puoi, diciamo, risanare le casse senza perdere troppo in qualità. Perché negli altri ruoli trovare un sostituto è più complicato. Con il portiere avevi già un sostituto in casa, avevi già la soluzione interna con Vicario. E secondo me Vicario, come primo portiere l'anno prossimo, avrebbe fatto molto molto bene. Però è stato deciso di fare questa scelta. Vedremo se avremo ragione quelli che pensano come me e va bene, oppure il Cagliari. Per quanto riguarda Boris Radunovic, portiere invece che andrà a sostituire Vicario nel ruolo di secondo portiere,
Portiere serbo, classe 96, arriva dall'Atalanta. C'è poco da dire su questo portiere, io sinceramente non lo conosco. Giocatore che comunque ha giocato molto poco nelle ultime stagioni con l'Atalanta, non ha fatto nemmeno una presenza quest'anno. È stato in prestito al Verona nella stagione 19-20, dove ha totalizzato in totale 3 presenze, le ultime 3 gare di campionato, da quel che vedo su Transfermarkt. In generale è un portiere che ha sempre giocato molto in Serie B, vedo qua comunque che ha giocato nella Salernitana, nell'Avellino, nella Cremonese. È stato comunque, è cresciuto nel vivaio dell'Atalanta e va bene, però chiaramente non stiamo parlando di un portiere che ha tutta questa esperienza sulle spalle. Però chi lo sa, io sinceramente non lo conosco, quindi magari potrebbe anche essere un portiere all'altezza, ecco, quindi non lo so. Non giudichiamo un libro dalla copertina. Non mi sono informato moltissimo su questo portiere, lo so, però. Però vabbè, portiere comunque serbo che è stato anche convocato, da quel che vedo, dalla nazionale serba per alcune partite. È stato in panchina nelle gare contro Portogallo e Lussemburgo del 2019. Non lo so, è complicato da dire, però sicuramente farà il secondo, quindi non c'è molto da. Non c'è molto da aspettarsi, ecco, non c'è sicuramente, non lo vedremo penso tutte le domeniche questo portiere, in caso chiaramente Cragno si infortuni, Cragno abbia il Covid, Cragno abbia diversi altri problemi, quindi questo Radunovic farà il secondo e quindi giocherà molto poco, così come Aresti, che chiaramente non tocca il campo dal 15-18. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa trattativa, di queste operazioni, di queste due operazioni, una entrata e una uscita da parte del Cagliari. La cessione di Vicario all'Empoli è l'acquisto di Radunovic, giocatore che tra l'altro arriva a quanto pare a parametro zero, da quel che ho capito, dall'Atalanta. Quindi comunque poco male, cioè alla fine almeno quantomeno spendiamo zero, quindi ci può anche stare. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Mi raccomando, Instagram in descrizione. Io vi saluto, forza, Castel sempre e ciao ciao.